Gara 4 si trasforma nell'epilogo stagionale, secondo stop consecutivo a Trento ed è finale di stagione per la Sidigas Avellino. In avvio la Dolomiti Energia va giù decisa, Silins e Shields favoriscono l'immediato più 7. Hug fa crescere il divario, la Scandone prova a restare in scia, Rich commette fallo e Tecnico tirandosi fuori dal match. Un parziale di 7-0 riapre tutto sul finale di periodo per il 21-20 al decimo. I Lupi tengono botta per diversi minuti, Wells e Renfro consegnano la conferma del meno 1 al quindicesimo, Flaccadori spara da 3 e Hug chiude il primo tempo per il 42-37. Al rientro in campo dopo l'intervallo, Trento vola subito sulla doppia cifra con la tripla di Silins. Da lì in poi il match vede il dominio della Dolomiti, il calo netto e le difficoltà della Sidigas che resta distante al trentesimo. Le schiacciate di Sutton blindano la serie, finale di 84-68 con i 51 punti del trio Flaccadori, Hug e Shields per il roster trentino che vola in semifinale scudetto. Avellino alza bandiera bianca e saluta i playoff in una stagione che dalla Coppa Italia ha riservato diversi passaggi a vuoto. Per la Scandone è già tempo delle scelte, con il coach Stefano Sacripanti che non sarà confermato e un nuovo tecnico da individuare nei prossimi giorni per ripartire con il direttore sportivo Nicola Alberani in un nuovo progetto dopo 3 anni vissuti al vertice ma senza acuti storici.